Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un video che mi è stato richiesto un po' di tempo fa, ossia parlarvi di come faccio ad avere i denti bianchi e come mantengo questo colore. Io ho pensato che questo video poteva essere utile perché io sono una di quelle persone che non è nata con i denti bianchi, quindi io non ho i denti bianchi dalla nascita. Io ho i denti bianchi perché ho intrapreso dei comportamenti e utilizzo quotidianamente dei prodotti, metto in atto delle strategie che mi hanno aiutato ad ottenere i denti bianchi. Perché io a volte vedo dei video di persone che parlano dei denti bianchi e poi dicono di essere fortunate perché la loro qualità è bianca dalla nascita. Allora in quel caso mi viene un po' da pensare, beh, se sei nata con i denti bianchi, è ovvio che tu abbia i denti bianchi se utilizzi anche dei prodotti, ma è un po' più difficile ottenere i denti bianchi quando si nasce in realtà con i denti molto scuri, perché io avevo i denti molto scuri, li avevo piuttosto gialli. Non mi piacevano assolutamente, anche quando ero piccola, quando ero una bambina, alle elementari e alle medie, mi guardavo allo specchio e pensavo chissà se c'è un modo per rendere i denti più bianchi. Quindi è una cosa che da sempre mi ha un po' ossessionata, tra virgolette, perché poi non è che ne fossi ossessionata, però comunque ci pensavo e mi chiedevo se un giorno avrei potuto avere i denti bianchi. E per fortuna ci sono riuscita e ho potuto mettere in atto determinate strategie. Vi voglio parlare in questo video di alcuni prodotti che io utilizzo, di alcune strategie che io metto in atto e di alcuni comportamenti che evito per non macchiare i denti e per cercare di mantenerli bianchi. Però, doverosa premessa, tenete presente che quello di cui vi parlo io è frutto solo ed esclusivamente della mia esperienza, perché io non sono un dentista, non sono una professionista del settore. Quindi non posso dare nessun tipo di insegnamento, non posso dire nulla che sia professionale perché non è il mio ambito. Quindi se voi avete dei dubbi su qualsiasi cosa, se avete dei problemi particolari ai denti, chiedete consiglio al dentista, mi raccomando. Quello che vi dirò io è frutto della mia esperienza e del mio caso specifico e del mio caso personale. Detto questo, voglio raccontarvi come ho ottenuto i denti bianchi. Dunque, io più o meno nel 2009, quindi 10 anni fa circa, avevo acquistato delle strisce sbiancanti. Io vi faccio vedere queste, ma ce ne sono tantissime. Queste sono della Shine Up e sono strisce sbiancanti che ho acquistato su Amazon. 10 anni fa invece le avevo prese in farmacia, non compravo nulla online 10 anni fa. E compravo tutto nei negozi fisici, quindi le mie prime strisce sbiancanti le ho acquistate in farmacia e le ho provate con tanta speranza e per fortuna con un ottimo risultato. La prima cosa che voglio dirvi però è che se volete i denti bianchi dovete essere costanti e soprattutto dovete fare delle scelte di vita e adesso poi ci arrivo. I denti bianchi si ottengono con pazienza e con costanza, perché le strisce sbiancanti vanno utilizzate tutti i giorni per 15 giorni, almeno 2 volte al giorno per 30 minuti. Quindi dovete avere la costanza e la voglia di applicare le strisce sbiancanti e di tenerle per 30 minuti per tutta la durata del trattamento, perché se non fate così non funziona. Non potete pensare di utilizzare le strisce 2 giorni, 3 giorni, poi saltarne 5, poi riprendere dopo, perché se fate così ovviamente non funziona, ci vuole costanza. Io sono stata costante perché io volevo con tutta me stessa i denti bianchi, quindi ho preso queste strisce, le ho applicate tutti i giorni, 2 volte al giorno per 15 giorni e ho ottenuto il risultato che vedete adesso. Sono 10 anni che io ho i denti bianchi e sono rimasti bianchi, quindi diciamo che io sono riuscita a mantenere l'effetto anche nel tempo. Però per mantenere i denti bianchi devo ovviamente mettere in atto determinati comportamenti, seguire delle piccole strategie, diciamo così. La prima cosa è mantenere i denti bianchi utilizzando prodotti specifici una volta ogni 6 mesi più o meno. Una volta ogni 6 mesi rifaccio il trattamento con le strisce sbiancanti
e quando invece voglio solo dare, diciamo, quella botta di bianco così senza fare un trattamento più lungo, utilizzo un altro prodotto che è molto efficace per i denti bianchi, che è il carbone vegetale. Il carbone vegetale che si trova al supermercato. Io prendo questo qua, ma ce ne sono di tante tipologie. Io prendo quello in compresse, le schiaccio, faccio una polverina, la metto sul dentifricio, mi lavo i denti, li ottengo bianchi perché effettivamente ha un effetto abbastanza immediato e poi ovviamente mi sciacquo perché quando utilizzate il carbone vegetale vi riempite di nero. Adesso ci sono anche dei dentifrici al carbone vegetale, però io utilizzo quello lì, quello puro. Ovviamente non va fatto tutti i giorni, io lo faccio molto raramente, quindi una volta ogni tanto, quando proprio voglio sbiancarli un pochino, dare quell'effetto brillantezza immediato, ma non fatelo spesso e non fatelo tutti i giorni perché magari poi si rovina lo smalto, quindi fate attenzione. E quelli sono i due prodotti che io utilizzo raramente per mantenere i denti bianchi, però ci sono dei comportamenti invece quotidiani che sono assolutamente indispensabili per fare in modo che i vostri denti siano sempre curati, puliti e che non siano danneggiati, perché comunque è vero che la qualità dei denti, quindi il colore dei denti, non è associato all'igiene orale, perché una persona magari può lavarsi i denti anche 5 volte al giorno, ma averli gialli come qualità, e questo sicuramente è vero. Però è anche vero che se voi avete i denti curati e puliti è molto più probabile che riusciate a mantenerli bianchi perché evitate quel depositarsi di sostanze che li macchiano, sostanze che magari vanno a creare un ambiente batterico all'interno della bocca, quindi vanno a rovinare i denti, li vanno a cariare, perché ovviamente un dente cariato poi va a rovinare anche la colorazione, perché se il dente non è curato, viene trascurato, poi all'interno marcisce e sicuramente non è bianco. Quindi insomma anche fare attenzione a queste cose. E io in questo video vi voglio mostrare quei prodotti che utilizzo tutti i giorni che sono abbastanza frequenti e banali, ma che comunque sono necessari. Prima di farvi vedere però i prodotti che uso, voglio fare una piccola digressione e dirvi quali sono i comportamenti che secondo me vanno evitati se volete i denti bianchi. Sicuramente la prima cosa da evitare sono le sigarette, il fumo di sigaretta, la pipa, il sigaro, tutto quello che volete. Non fumate perché se voi volete i denti bianchi, ovviamente fumando non li potete ottenere, perché anche se magari da giovani riuscite a mantenerli bianchi, poi nel tempo, invecchiando, i denti andranno a macchiarsi sempre di più e quindi il fumo di sigaretta è assolutamente nemico dei denti bianchi. E qui si tratta di fare una scelta: volete fumare o volete i denti bianchi? Mettete le due cose sul piatto della bilancia e fate le vostre scelte. Io, ad esempio, ho scelto di non fumare per la salute, perché fa malissimo alla salute, perché non voglio comunque andarmi a cercare malattie gravi o cose del genere, ma anche banalmente non voglio che la mia pelle invecchi prima del tempo, non voglio i denti gialli, non voglio che mi vengano le dita gialle, perché comunque le persone che fumano poi negli anni hanno anche il giallo all'interno delle dita. Io tutte queste cose sul mio corpo non le voglio e quindi ho scelto di non fumare. Poi ognuno fa quello che gli pare, però questo è un consiglio che io mi sento di darvi perché comunque oltre a danneggiare tantissimo la vostra salute, danneggia sicuramente la colorazione dei denti. Poi ci sono degli alimenti che io ho scelto di consumare con minore frequenza perché vanno a macchiare i denti. Ad esempio il tè, la liquirizia e il caffè sono tre alimenti che sicuramente macchiano i denti. Se proprio vi piacciono così tanto da non riuscire a rinunciare, quello che vi consiglio è di lavarvi i denti subito dopo averli consumati, perché in questo modo evitate che la sostanza che macchia i denti rimanga depositata, appunto sulla vostra dentatura, andandola poi a macchiare, magari alla lunga nel tempo, perché tutte queste cose accadono nel tempo, non è che se mangiate una caramella alla liquirizia oggi, domani avete i denti gialli. Però se la mangiate tutti i giorni e non vi lavate i denti dopo, magari fra 10 anni vi avrà macchiato i denti, quindi sono cose a cui bisogna pensare se volete i denti bianchi.
Ma dopo queste premesse, che comunque secondo me erano importanti, vi faccio vedere cosa utilizzo io, come curo io la mia igiene orale. Innanzitutto lo spazzolino da denti, questo è lo strumento direi principe fondamentale per curare i denti. Ne esistono diverse tipologie, esiste anche quello elettrico, però io utilizzo quello manuale perché mi trovo bene con lo spazzolino manuale, appunto. Non voglio fare pubblicità a marche, cose del genere, però io utilizzo i prodotti della Mentadent, che non mi paga assolutamente per fare questo video, non mi paga assolutamente per parlare dei prodotti Mentadent, però se la Mentadent vuole pagarmi benissimo, fatemelo sapere. Comunque, al di là delle battute, io utilizzo questo spazzolino qua che è della Mentadent perché io mi trovo bene con questo spazzolino. Ha le setole, non so se riuscite a vederle, un po' rialzate, queste qua azzurre sono leggermente rialzate e mi aiuta molto nella pulizia dei denti perché va proprio a pulire bene i denti tra un dente e l'altro, quindi va proprio a togliere i residui di cibo tra i denti. Un'altra cosa fondamentale è l'utilizzo del filo interdentale. Io mi trovo bene con questo, che è Oral-B, è un filo interdentale non cerato, io mi trovo veramente benissimo. E secondo me è veramente molto molto utile utilizzare il filo interdentale. Ci sono due metodi per utilizzare il filo interdentale. Il primo è ovviamente il classico metodo, voi prendete il filo, utilizzate semplicemente le mani e andate a rimuovere, diciamo, tra un dente e l'altro i residui di cibo. Fate attenzione a non tagliare le gengive, quindi non andate a premere sopra la gengiva. E poi c'è uno strumento che può aiutare, che è la forcella tendifilo, è questa qui, si trova su Amazon tranquillamente, vi lascio magari tutti i link giù in info box. Questa è molto comoda perché potete andare a legare, diciamo così, a tendere il filo, lo mettete qua, praticamente tra le due cose fate fare un giro dove c'è questo pomellino e il vostro filo interdentale sarà teso. In questo modo potete con questa forcella andare a togliere i residui di cibo in modo molto più semplice. Io mi trovo bene anche ad utilizzarlo semplicemente così con le mani, però la forcella tendifilo può essere utile. E quando sono in viaggio o quando sono per strada, quindi li tengo nella borsa e magari non ho voglia di mettermi a usare il filo interdentale, utilizzo queste qui che sono delle forcelle già, diciamo, già pronte. Io queste le ho prese alla Lidl, però ci sono tantissime forcelle già pronte anche in altri supermercati. Ve ne faccio vedere una, vedete, fatta in questo modo. Spero riusciate a vederla. Qua c'è già il filo inserito e voi praticamente andate ad utilizzarla semplicemente per andare a pulire i vostri denti e queste sono talmente sottili che potete proprio portarvele in giro. Quindi se avete uno spazzolino da denti nella borsa potete portarvi tranquillamente anche qualcuna di queste e sono secondo me molto utili. Queste io le utilizzo soprattutto in viaggio perché sono proprio comode da portarsi dietro. Poi un'altra cosa fondamentale, ma direi scontata, è il dentifricio. Ci sono milioni e milioni di tipologie di dentifricio. Io utilizzo la Mentadent, sempre senza essere pagata dalla Mentadent, perché mi trovo bene, perché lascia la bocca comunque abbastanza fresca, abbastanza profumata, quindi mi fa piacere utilizzare la Mentadent, ma devo dire che mi sono trovata bene anche con Acqua Fresh, con AZ, anche con altri dentifrici sottomarca, comunque mi sono già trovata bene anche con quelli. Però quello che io faccio attenzione quando compro un dentifricio sono le caratteristiche. Io guardo sempre che sia un dentifricio sbiancante, perché comunque voglio mantenere il bianco, che protegga i denti dalla placca, dal tartaro e che abbia una lunga tenuta, una lunga durata, che sia comunque un dentifricio capace di mantenere la protezione attiva all'interno della vostra bocca per un periodo che arrivi almeno a qualche ora, quindi non si pretende magari 24 ore di durata, però almeno qualche ora sì, quindi che non sia un dentifricio che fa svanire il suo effetto dopo 5 minuti, perché altrimenti secondo me è poco utile. Quindi queste sono le mie strategie, sono i miei metodi.
ovviamente ognuno poi ha il suo modo di curare l'igiene orale, di curare l'igiene in generale, però io per quanto riguarda i denti faccio queste cose, utilizzo questi prodotti, adotto questi comportamenti. Una cosa fondamentale è lavarsi i denti subito dopo mangiato, quindi cercate di portarvi dietro uno spazzolino, magari piccolo, di quelli da viaggio, se non avete la possibilità di lavarvi i denti a casa, se siete in giro, perché è veramente fondamentale. Io mi lavo i denti almeno 3 volte al giorno perché faccio 3 pasti al giorno, quindi colazione, pranzo e cena. Io di solito fuori pasto non mangio mai nulla, quindi i denti me li lavo 3 volte al giorno perché 3 sono i miei pasti principali. Però se mi capita di mangiare qualcosa fuori pasto perché magari quel giorno sono andato a un compleanno oppure mi hanno invitato, non so, a prendere un caffè oppure avevo fame, che ne so, e ho mangiato magari un biscotto, io vado subito a lavarmi i denti perché sono consapevole che facendo in questo modo mantengo la salute dei denti più a lungo. Un'altra cosa fondamentale è andare dal dentista con una certa frequenza, anche se voi non avete sintomi, non avete mal di denti, non avete problemi. Andate sempre a fare un controllo e soprattutto almeno una volta all'anno o una volta ogni 2 andate a fare la pulizia professionale dal dentista, perché quella comunque, anche se non vi sbianca i denti, va a igienizzare molto bene il cavo orale, la dentatura, quindi è sicuramente benefica. Quindi ragazzi, questi sono i miei suggerimenti, i miei consigli e soprattutto la mia esperienza in merito ai denti bianchi. Fatemi sapere nei commenti se magari questo video può esservi stato utile, se in qualche modo avete utilizzato qualcuno dei prodotti che ho citato. Io vi invito ad iscrivervi al canale, come sempre, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi mando un bacio enorme.